Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia. Amici e appassionati del Bitonto Calcio, buonasera e benvenuti a questa prima puntata di Ruggito Nero Verde, un format ideato dal Bitonto Calcio insieme a Radio Doppio Zero per parlare a 360 gradi dei neroverdi. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questa prima puntata. Abbiamo alla mia destra Nicola Caldarola, direttore generale responsabile del settore giovanile del Bitonto. Buonasera direttore. Buonasera Claudio, buonasera a tutti voi. Abbiamo anche in collegamento Skype Mario Sicolo, giornalista e direttore della testata da Bitonto. Buonasera Mario. Un caro saluto a tutti quanti. Collettata da Tamura. Stanno seguendo in particolar modo i fedelissimi neroverdi. Hai accennato anche all'ospite che abbiamo da Altamura, vale a dire Nicolò Squicciarini, che fa parte dell'ufficio stampa della Team Altamura ed è anche un giornalista di Altamura Live. Buonasera Nicolò. Buonasera a tutti, saluto voi in studio, Mario e tutti gli addetti ai lavori. E allora partiamo subito parlando della gara che si è giocata domenica scorsa al Fanuzzi di Brindisi. Andiamo a rivedere quello che è successo tra Brindisi e Bitonto nel servizio di Mario Sicolo. Un implume, spaurito Bitonto, crolla sul terreno malconcio impraticabile del Fanuzzi di Brindisi. Resiste un tempo con la forza antica dell'orgoglio, ma poi l'abisso tecnico che lo separa dallo squadrone biancazzurro incide la differenza decisiva sulle sorti del match. Mister Valeriano Loseto lenisce come può l'ultima pugnalata della dea troppo bendata, braccio fratturato per Lucchese e luce spenta per sempre a centrocampo. Così tra i pali ci va Figliola, Gianfrede Silletti, baluardi friabili purtroppo al centro. Esterni Riefolo e Guarnaccia. Si smazzano la manovra il gladiatorino Mariani e Cutrone. Il mancino lucente di Cheradia e il dinamismo di Muscatiello al servizio di Capitan Palazzo e Maffei. La corazzata di Danucci sfoggia ex neroverdi in ogni reparto, con Sirri in difesa, Danna ad imperversare sull'ala, con Palumbo dall'altro versante e Santoro Maramaldo davanti con Dammacco. In panca per giunta Triarico. A centrocampo si segnala Zampa, uno che ha giocato pure in Europa League. Insomma, l'ara per la vittima sacrificale era bella e pronta. Ciò nonostante, all'inizio si tiene botta. Minuto 4, Danna a sinistra inebri avversario e crossa, piatto sbirolo di Dammacco. Sesto, assist suicida di Guarnaccia, il 10 stoppa e piazza il cuoio nell'angolo. Vantaggio Brindisi. Al 18esimo però l'illusorio ruggito di reazione. Traversone calibrato di Riefolo e incornata imparabile di Palazzo. Tre primi dopo ci prova l'ex Pervana da fuori, alto. A tre dalla mezza ci riprova dai 25 metri l'autore del gol, blocca il portiere palesino. Scambio Palazzo Maffei al 41esimo e rasoterra gracile neutralizzato da Vismara. Tutto questo prima della ineluttabile grandine della ripresa. Al settimo, imbarcata generale dei Leoncelli, e il fantasista illumina per Santoro, che dribbla Figliola in sacca a porta vuota. 10 minuti e doppietta per il centravanti di San Giovanni Rotondo. Danna per Palumbo, la botta della punta prima viene schermata da Guarnaccia, poi sfera scaraventata in rete. Al 26esimo, tira giù il mesto sipario sul match di Piazza, che, lanciato da Santoro, d'esterno fa secco l'estremo ospite. Ecco Mario, partirei proprio da te, visto che hai realizzato questo servizio. Che cosa è mancato principalmente al Bitonto domenica scorsa? Dagli aspetti diciamo positivi, visto che comunque nel primo tempo la squadra aveva tenuto testa e noi sappiamo benissimo che i neroverdi si erano approcciati a questo incontro con una tegola pesantissima ricevuta tra capo e collo dalla dea troppo bendata, sottolineerei, che in effetti ha voluto colpire la squadra neroverde con l'ultimo regalo al contrario, cioè l'infortunio di Lucchese, che sappiamo essere il metronomo, il fulcro, il facitore di gioco
della squadra bitontina. Quindi sostituire in meno di 24 ore un giocatore così fondamentale non era affatto facile, atteso il fatto che un profilo simile a quello del calciatore infortunato sì, non è propriamente presente all'interno della rosa. Quindi fatalmente si sarebbe andato incontro alla scalata di un Mortirolo con una Graziella, era evidente che sarebbe stata dura. Nonostante i ragazzi nel primo tempo sono riusciti a tenere testa, poi abbiamo visto nel secondo gol, incredibilmente, paradossalmente, le reti avversarie sono state subite quasi tutte in controgioco, in ripartenza, e sappiamo bene che il Brindisi, la squadra attrezzata, ben attrezzata, ce l'ha. Tra l'altro 12 mesi fa, a tabellini invertiti, la vittoria sarebbe stata del Bitonto, visto che protagonisti del match sono stati Danna, Santoro, ma anche Palumbo, Sirri, insomma tutti giocatori che in passato hanno vestito la casacca nero-verde. Quindi nel secondo tempo, fatalmente, numerose sono state le imbarcate che partivano soprattutto dal centrocampo, che in effetti si era presentato fragile, nonostante gli sforzi che hanno fatto i protagonisti in campo per non far rimpiangere chi non c'era. Io penso che fosse quasi inevitabile quel risultato finale. Ecco, direttore, Mario ha detto una cosa importante. Il Brindisi è una squadra attrezzata per vincere il campionato. Bisogna ammettere che si sono affrontate due squadre che hanno ambizioni diverse. In questa stagione il Bitonto ha dichiarato di volersi salvare, quindi va tenuto conto anche di questa cosa. Beh, sicuramente. Mario dice tante cose vere. Effettivamente è stata un'analisi giusta quella appena sentita, appena ascoltata. In pratica sì, le ambizioni delle due squadre si sapeva dalla vigilia già, da inizio stagione, che erano comunque differenti. Ciò non toglie che in un primo tempo appunto si sono viste due squadre che se la sono giocate a viso aperto e noi non abbiamo demeritato, anzi è stato appunto un tempo che ha portato il Bitonto a voler addirittura a pensare di poter vincere la partita. Questo errore che ha portato un attimo anche i ragazzi a sbilanciarsi un po' di più, come dice Mario, ad invertire quella che doveva essere la partita. Quindi noi magari giocare di ripartenza e il Brindisi fare la partita. È successo che comunque il Brindisi ha fatto tre gol su ripartenza, quindi sono degli errori che dobbiamo mettere in conto che una squadra giovane può fare. Ben venga, siano stati fatti alla seconda giornata di campionato contro una squadra che è stata allestita per dover stravincere il campionato, i nomi parlano, e noi ovviamente prendiamo quello che di buono abbiamo fatto in questa partita, cercando di non commettere gli stessi errori, e se si devono commettere degli errori nelle prossime partite devono essere diversi da quelli fatti, diciamo, fino ad ora. In effetti il Bitonto era anche riuscito a rimetterla in piedi questa partita con la rete del pareggio siglata da Palazzo, mancata probabilmente quel pizzico di esperienza che una squadra di Serie D deve avere in questo momento. Sì, ma ripeto, poi a livello l'esperienza te la danno i numeri, te la dà l'età dei giocatori in campo, te la danno le presenze che ogni singolo giocatore ha, conteggia in tutta la carriera. Quindi se noi consideriamo che gran parte di questa squadra che è entrata dal primo minuto domenica, l'anno scorso comunque si faceva campionati di settore giovanile, oppure magari ragazzi che si sono ritrovati a dover sostituire da un momento all'altro in ruoli non proprio, diciamo, consoni a quelle delle loro caratteristiche. Diciamo che è stata una partita un po' falsata da parte nostra, da ringraziare ognuno di loro per aver cercato quantomeno di giocarsela contro una squadra, ripeto, importante. Poi il risultato, se andiamo ad analizzarlo, col Brindisi si può anche perdere, ripeto, però è giusto far anche mea culpa per cercare di non commettere nelle prossime partite magari qualche ingenuità come questa che stiamo vedendo adesso. Ovviamente sono delle situazioni di gioco dove bisogna capire che bisogna avere un approccio
di concentrazione sempre alto e mai abbassare la guardia, altrimenti squadre importanti come il Brindisi non perdonano. Io ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo che possono interagire con noi con domande e riflessioni che ci possono inviare sulla diretta Facebook oppure al numero WhatsApp 080 864 6216. Adesso chiederei alla regia invece di mandare un estratto dell'intervista post partita di Valeriano Loseto. Bisogna lavorare sicuramente sull'unione, sulla compattezza, perché sinceramente dopo un primo tempo che i ragazzi hanno fatto in una maniera, posso dire, positiva, perché il gol del Brindisi è venuto fuori su un nostro errato disimpegno, i ragazzi comunque il primo tempo mi sono piaciuti, si sono espressi bene, hanno creato, hanno cercato di provare a far male al Brindisi. Siamo stati anche fortunati in un paio di occasioni sulle conclusioni dei loro attaccanti, però il secondo tempo sicuramente non va bene un atteggiamento del genere, rimissivo. Abbiamo concesso troppo a una squadra che di per sé è forte. Se poi ci aggiungi le disattenzioni o delle distrazioni, ecco qui che magari viene fuori la forza del Brindisi e giustamente ti ha punito tutte le volte che è ripartito. Bisogna dire che non è facile preparare partite, durante tutta la settimana e poi all'ultimo momento perdere dei calciatori che ti potrebbero dare quel tasso di qualità o anche quel tasso atletico, più alto, senza nulla togliere ai ragazzi che hanno giocato questa partita. In questo momento siamo questi, bisogna rimboccarci le maniche. Lavorare, che poi è l'unica strada che io conosco per poter venire fuori da una battuta d'arresto del genere, e già da domenica presentarsi con un altro spirito, un'altra mentalità. Me lo auguro, lo spero, che si possa almeno riuscire ad acquistare un difensore che ci possa dare magari più equilibrio, più esperienza, più compattezza là dietro. Se poi questo non sarà possibile, vorrà dire che bisogna fare di necessità virtù e lavorare più di quello che si fa durante la settimana, perché quest'anno il girone H è un girone fuori dal comune rispetto a tutti gli altri anni, e quindi c'è un grande equilibrio, tutti possono vincere con tutti e perdere con tutti, però bisogna avere anche a disposizione delle armi giuste e importanti per poter fare questo. Spero che si possa fare qualcosa, altrimenti lavoreremo ancora di più. Mario Sicolo, sicuramente non molto soddisfatto, mister Loseto, dopo la partita di Brindisi. Rossetto ha accettato il progetto e devo dire che è stato uno dei primi ad accogliere anche con entusiasmo un progetto che, se da un lato, come già bene ricordava il direttore Caldarola, era, come dire, sintomo di un ridimensionamento generale delle ambizioni, però dall'altro aveva come fine, se non come secondo, come altro fine, quello di riaccendere la simpatia della tifoseria. E in effetti la prima giornata, quando si è pareggiato con merito con la Fragolese, sugli spalti c'erano, no? C'erano persone che non si vedevano da un bel po', aficionados che non salivano l'erta di Via Negra da un bel po' di tempo. E certo, è chiaro che mister Loseto sia deluso, se non altro perché lui ha lavorato tantissimo, è riuscito ad infondere nei ragazzi quella garra che lo ha sempre contraddistinto. Però poi, quando ci si trova dinanzi a degli infortuni importanti, cioè dei segnali negativi da parte della fortuna, della buona sorte, che buona non è, nei confronti dei Roberti, è chiaro che sia quantomeno contrariato. Anche perché, ripeto, Loseto ha fatto dei tentativi durante l'estate con un certo modulo tattico, poi per fronteggiare anche già le prime assenze che lui doveva registrare in difesa nel reparto arretrato, ha cambiato anche modulo tattico, riuscendo anche in questo a rendere abbastanza elastici, no? E tutti i suoi ragazzi. Però è chiaro che sono tutte soluzioni emergenziali, che se non dovesse arrivare un intervento deciso sul mercato, chiaramente rischierebbero di mantenere ancora precaria la situazione. Secondo me è necessario e fondamentale che venga puntellata la rosa in alcuni reparti, o quantomeno nei settori nevralgici del campo, se non si vuole perdere terreno rispetto ad altre squadre. Anche perché ha ricordato bene Valeriano,
quando ha detto che mai come quest'anno il girone è pieno di corazzate. Sembra davvero la battaglia navale dove il Bitonto è quella navetta di tre caselle contro delle chiatte, delle, no, degli incrociatori inaffondabili. Direttore, domani chiude il mercato. Mister Lo Seto è stato anche abbastanza esplicito, lo è stato anche Mario Sicola, a dire la verità. Non possiamo assolutamente fare nomi. Possiamo però rassicurare i tifosi neroverdi che la società si sta muovendo per aggiustare qualcosina nella rosa? Sì, beh, assolutamente. Questo potrà accadere nelle prossime ore. E cercheremo comunque di mettere a disposizione al mister quelle che erano quelle piedine mancanti. Quindi siamo addirittura d'arrivo con dei movimenti che purtroppo dobbiamo aspettare per ufficializzare, ma pensiamo a domenica che incontreremo un'altra signora squadra allestita veramente con criterio, e dobbiamo pensare a farlo con quelli che abbiamo, ok? Dovessero arrivare nei prossimi giorni, dovesse arrivare qualcuno, ben venga, ma al momento siamo questi e diamo fiducia ai nostri ragazzi perché noi abbiamo fiducia in loro e sappiamo e siamo convinti che già da domenica avremo una squadra che risponderà a dovere a quella che è stata la battuta d'arresto di domenica scorsa. E allora, prima di andare a parlare della prossima gara del Bitonto, andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati della seconda giornata del girone H di Serie D. A Fragolese Cavese 1-2, Brindisi Bitonto 4-1, Casarano Gravina 1-0, Lavella Martino 1-2, Matera Nardò 0-1, Nocerina Francavilla 1-1, stesso risultato tra Puteolana e Fasano 3-1, proprio della Team Altamura contro il Gladiator, e l'1-0 del Barletta contro il Molfetta. La classifica dopo due giornate con Brindisi, Nardò e Casarano e Cavese a punteggio pieno, poi c'è il Fasano a quota 4, a 3 invece Team Altamura, Gladiator, Matera, Martina e Molfetta, a quota 2 la Nocerina, poi un punto per Afragolese, Bitonto, Gravina, Francavilla e Puteolana, chiudono la classifica il Molfetta e Lavello ancora a quota 0. Adesso andiamo invece a tuffarci nella terza giornata con il Bitonto che sarà di scena contro la Team Altamura. Lo facciamo andando a parlare con Nicolò Squicciarini che abbiamo presentato in apertura, e allora lo andiamo a risalutare, andiamo anche a presentare questa partita. Buonasera Nicolò. Sì, buonasera di nuovo a tutti. Non sarà una partita semplice sicuramente per il Bitonto, ma non lo sarà neanche per la Team Altamura, dato che il Bitonto vuole sicuramente rifarsi. Come secondo te approccerà la partita la Team? La Team Altamura ha preso quelle che sono le caratteristiche del suo allenatore. Mister Ginestra vuole una squadra aggressiva, vuole una squadra che giochi bene a calcio. E fino ad ora devo dire che si è visto già il lavoro dell'allenatore fatto fino a questo momento. L'Altamura ha giocato una bellissima partita, ma è tornata a casa con una sconfitta. Paradossalmente Mister Ginestra era più contento per la prestazione dopo la partita contro la Cavese che dopo la vittoria in casa di domenica scorsa, e lui vuole una squadra che sia sempre concentrata, che attacchi, che sviluppi quelle trame di gioco che poi provano in allenamento, e quindi io penso che l'Altamura proverà a giocare anche domenica prossima contro il Bitonto al degli Ulivi, e penso che proverà a fare la partita. Certo è che, come dicevate prima voi, è un girone H super equilibrato, è un girone H dove tutte le squadre sono attrezzate per far male, quindi in qualsiasi partita ci può essere l'ostacolo che non si riesce a superare e quindi si può cadere. Certo è che io sposo pienamente quello che l'idea di gioco di Mister Ginestra, perché cercando di controllare la palla, cercando di controllare la partita, sicuramente si possono avere più occasioni per fare gol.
Dico, la Team Altamura è una squadra costruita per stare nella parte alta della classifica. In questo inizio di stagione ha fatto bene, cava dei Tirreni a parte, anche in Coppa Italia. Ecco, c'è la convinzione anche da quelle parti che si può fare qualcosa di importante, magari anche più delle scorse stagioni. Ma guarda Claudio, questo ce lo dicono gli altamurani. Domenica lo stadio era pieno di sostenitori, è tornato l'entusiasmo nei confronti di questa squadra, entusiasmo che si era perso dalla sospensione del campionato per Covid, perché poi dopo allo stadio non si poteva entrare, poi c'erano sempre delle limitazioni e l'anno scorso possiamo dire il campionato siamo riusciti a salvarci alla penultima giornata, quindi il campionato non era stato dei migliori da parte dell'Altamura. Invece io domenica ho visto uno stadio pieno, un sacco di famiglie allo stadio che sostenevano la squadra, che applaudevano le mani anche per una bella azione che poi non aveva portato a un tiro troppo pericoloso. Quindi i tifosi ci dicono che c'è entusiasmo e quindi c'è sicuramente ci sono delle aspettative da parte degli altamurani nei confronti di questa squadra. Direttore Caldarola, c'è una domanda su Facebook da parte di Lorenzo. Non credete che alla luce di quanto visto ci sia bisogno ci sia un bisogno imminente di un difensore centrale, di un centrocampista centrale di esperienza? Sì, detto prima, siamo al lavoro per questo e ci saranno delle novità positive per accontentare Lorenzo, quindi un po' di pazienza che stiamo già al lavoro da un bel po' di giorni, quindi sicuramente ti accontenteremo Lorenzo, fidati. Tornando invece alla partita contro la Team Altamura, secondo te è la gara giusta per il riscatto questa per il Bitonto? Beh, è una gara dove il Bitonto avrà la possibilità di riscattarsi. L'Altamura è una squadra, è una società che io stimo particolarmente, la sento come la mia seconda casa, visto che ci ho passato degli anni bellissimi lì. Ecco, ricordiamo, tu hai giocato nella Team Altamura. Ho giocato e anche smesso lì ad Altamura, quindi lascio comunque la mia metà del cuore. E quindi stimo molto come piazza, la stimo molto perché neanche negli anni hanno cercato sempre di fare qualcosa di importante. Ed è una squadra da prendere con le pinze, perché è una squadra che è stata veramente costruita con criterio, hanno un allenatore che, come diceva giustamente Nicolò prima, ha delle idee e riesce a trasmetterle in maniera veramente molto concreta. Quindi io mi aspetto che il Bitonto faccia la partita che è abituata a fare, senza tante responsabilità, perché poi sarebbe un errore avere già la responsabilità di vincere per forza. Noi abbiamo davanti a noi veramente tante partite e dobbiamo cercare di mantenere quell'equilibrio, non dobbiamo né vincerle tutte e né perderle tutte. Quindi dobbiamo anche cercare di capire che il pareggio contro squadre allestite per vincere è un punto preso e non due punti persi. Quindi se noi entriamo in campo e, come sta facendo già il mister da lunedì, preparare la partita sapendo che dobbiamo metterci tutto pur di portare un risultato positivo a casa, io sono fiducioso e penso si possa fare. Vado da Mario Sicolo. Mario, secondo te che partita dobbiamo aspettarci? E poi ti dico che sei assolutamente libero di fare una domanda anche tu a Nicolò. Differenza di quello che è successo in quel di Brindisi, il Bitonto, pur giocando in casa, è bene che stia un po' acquartierato nella sua metà campo. Io capisco che giustamente prima si diceva, scusatemi, prima si notava che il calcio di Ginestra è champagne. Anche Valeriano dice sempre: è inutile che io mi chiudo dietro perché prima o poi prendo il gol, non avrebbe senso. È bene fare gioco e poi vediamo. Quindi si annuncia una gara bella a vedersi, però io mi auguro che insomma si sia un po' più attenti, più oculati, più occhiuti in difesa, più guardinghi, per poi essere noi protagonisti.
nel partire, nel ripartire in contropiede e pungere una squadra che effettivamente si presenta come una compagine davvero molto tetragona, solida, inattaccabile. A Niccolò volevo soltanto dire che, tra l'altro, il valore dell'Altamura già si è visto, no? Già si è rimarcato in queste due giornate, quindi non c'è bisogno, insomma, di... Tra l'altro, credo che l'Altamura abbia giocato meglio a casa che in casa a Tonino D'Angelo, se non erro. Penso che a Cava sia stato lo zio di Candreva al cellulare a far sì che, insomma, l'Altamura non portasse a casa il punto meritato, no? Beh, a Cava ci sono state, sono successe cose che a cui per il momento non ci sono ancora delle spiegazioni. Fatto sta che poi dopo, anche dopo quell'episodio, poi c'è stato il gol della Cavise da calcio d'angolo, ma poi dopo l'Altamura ha continuato ad attaccare, ha preso il palo con Bertolo di testa, ma anche nel primo tempo c'era stato un calcio di rigore che purtroppo Croce non era riuscito a segnare. Il discorso è che a parte il risultato resta una prestazione importante, sicuramente da lì si può lavorare per poi raggiungere i risultati. Nel caso in cui ci fosse stata una brutta prestazione sarebbero state magari messe in discussione varie cose, ma siccome la prestazione c'è stata, ovviamente c'è piena fiducia nei confronti dell'organico e ripeto, lo dimostra il fatto che nonostante la sconfitta nella prima giornata, domenica lo stadio era pieno. E allora Altamura penalizzata, Cava dei Tirreni anche dallo zio di Candreva, come ha detto il nostro Mario Sicolo. Andiamo a vedere quello che è il prossimo turno del girone H di Serie D, perché oltre Bitonto, Altamura abbiamo anche Cavese contro Barletta, Gravina, Brindisi, Francavilla, Afragolese, Gladiator, Matera, Lavello, Casarano, Molfetta, Puteolana, Nardò, Fasano e Martina contro Nocerina. Direttore Caldarola, ci sono stati dei problemi per quanto concerne lo stadio Città degli Ulivi nell'ultima settimana, ma nonostante questo è stata garantita la possibilità anche ai tifosi dell'Altamura di assistere alla partita. Questa è una cosa molto importante. Sì, è importante perché è giusto dare la possibilità anche ad altre tifoserie di venire ad assistere a tutte le partite. Purtroppo è un tassello dove si fa fatica a dover discutere ancora, ma se si prendono determinate decisioni è perché ci sia un motivo valido e quindi noi siamo tenuti a rispettarlo e ci dispiace perché noi vorremmo aprire i cancelli, no? per far venire gente e far assistere alla nostra squadra che ha tanto bisogno della gente sugli spalti. Ci prendiamo quello che di buono sta accadendo, quindi l'arrivo di bambini, di famiglie alla Città degli Ulivi che purtroppo dopo pandemia e quello che è successo mancava. Domenica scorsa con la Fragolese si è visto, seppur con posti limitati, un tifo caloroso, si è visto veramente gente che allo stadio non veniva da tanto tempo, quindi noi ci auguriamo che col passare del tempo ci sia un'apertura totale per far sì che tutti possano accedere allo stadio e tifare la propria squadra della città. Ecco, qui vorrei anche l'intervento di Mario. Penso che tu sia d'accordo col direttore, Mario, è un peccato non poter vedere che lo stadio possa essere pieno domenica. Diciamo sempre, forse retorica, però è la verità, il sale del calcio sono i tifosi, è la presenza dei tifosi, in massa o meno. Peraltro c'è da dire questo, quando abbiamo pareggiato alla prima giornata, mister Losetto ha sottolineato il fatto che probabilmente se non ci fosse stato il sostegno da parte di tutti gli aficionati sugli spalti, dei tifosi neroverdi che da sempre storicamente sostengono appunto i Leoncelli, probabilmente il pareggio non sarebbe stato mai artigliato o avremmo trovato maggior difficoltà. Poi peraltro abbiamo persino sfiorato il punto della vittoria. Però per dire, certamente la presenza dei tifosi è fondamentale, è l'anima del calcio. Certo, come bene diceva
Nicola precedentemente. È chiaro che si è costretti a fare delle rinunce, è perché magari delle norme di sicurezza che devono essere necessariamente ossequiate impongono che il numero dei presenti debba essere ridotto. Anche questo è un problema. È presto, tra l'altro, con i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'impianto del Città degli Ulivi all'orizzonte, probabilmente si faranno altre rinunce. Quindi è chiaro che l'obiettivo primario è sempre il benessere dei presenti sui gradoni dell'ex comunale. Però è chiaro che più gente c'è e più il cuore del calcio si allarga. Assolutamente sì. Noi siamo in chiusura. Ringrazio il direttore Nicola Caldarola per essere stato qui con noi. Grazie, direttore. Grazie Claudio, grazie a tutti voi. Grazie Mario Sicolo. Grazie a te e a tutti quanti voi. Buona serata. E grazie anche a Nicolò Squicciarini d'Altamura. Grazie Nico. Grazie a voi per l'ospitalità e vi auguro una buona serata. Vediamo l'appuntamento di domenica con Bitonto Team Altamura e vi ricordiamo che giovedì prossimo torneremo qui in diretta per una nuova puntata di Ruggito Nero Verde. Grazie. Questo programma è stato offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, caseificio Gioia.